Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. In questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile parleremo di patologie piuttosto diffuse, complesse, problematiche, spesso anche difficili da approcciare da un punto di vista terapeutico. Queste patologie sono le malattie reumatiche o seguendo, per rispettare, diciamo così, le indicazioni che ci arrivano dalle società scientifiche di riferimento, malattie reumatologiche. Dicevo, parleremo delle malattie reumatiche, io preferisco chiamarle così, un po' più semplice da pronunciare, malattie reumatiche ed autoimmuni. Quanto queste patologie complicano, incidono sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette e quanto da un anno a questa parte, diciamo così, il Covid ha ulteriormente appesantito, reso ancora più problematica la vita di queste persone. E per restare, trattare un tema di strettissima attualità, come si devono rapportare questi pazienti, queste persone affette da malattie reumatiche ed autoimmuni con la vaccinazione anti-Covid? Tutti i capitoli, tutti gli argomenti che approfondiremo in questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite, il nostro specialista di riferimento, che tra l'altro sarà disponibile per vostre eventuali domande, per fornire chiarimenti utili fino alle 22:30. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Luigi Di Matteo. Buonasera, dottore. Buonasera a lei e a tutti voi. Come sta? Sta bene? Tutto bene, grazie. La vedo disteso, rilassato. Il Covid... Sì, adesso siamo in no, dico proprio, non l'ha neanche sfiorata come nella sua vita. Dottor Luigi Di Matteo, responsabile reparto malattie immuni, reumatiche e osteometaboliche, casa di cura Pierangeli di Pescara. Noi siamo particolarmente contenti anche di tenere a battesimo un incarico prestigioso che lei ha ricevuto di recente nell'ambito della struttura sanitaria privata. Me lo leggo perché rischio di sbagliare, magari Francesco, eccolo qua, mi aiuta anche, Francesco Specchiuli mi aiuta anche con la diapositiva che abbiamo preparato. È stato nominato coordinatore scientifico della Casa di Cura Pierangeli, nonché consigliere d'amministrazione con delega alla ricerca della Fondazione IDA. Che incarichi sono, dottor Di Matteo? Si tratta di due incarichi che ho ricevuto, appunto come diceva lei, di recente. Uno riguarda l'attività scientifica della clinica, che è in grado di produrre un'attività di ricerca di alto livello, viste le competenze che sono attive dentro la clinica stessa. E l'altro è quella di essere stato nominato consigliere del consiglio d'amministrazione con la delega appunto alla ricerca della nuova fondazione che appartiene alla clinica Pierangeli, che ha una sua denominazione IDA, perché questo è un nome carico alla famiglia, e che ha come struttura portante nello stesso tempo la mission, quella di promuovere le terapie e le immunoterapie e i progressi nelle terapie con farmaci tecnobiologici, terapie avanzate e innovative. A questo proposito un applauso va fatto al dottor Michele Pierangeli, che si è attivato in prima persona per promuovere l'istituzione di questa fondazione e nella quale egli mette tutto il suo entusiasmo giovanile e nel contempo anche le sue competenze professionali, e a cui auguro il miglior successo possibile, sperando di arrivare a quei risultati che ci siamo posti. Bocca al lupo anche lei, che adesso ha questo incarico importante, esploratore della ricerca in una struttura privata. È un incarico ambizioso. È un incarico sicuramente ambizioso, però io confido che
da una parte le strumentazioni di cui la clinica dispone, dall'altra la capacità appunto di ricercatori che il personale che la clinica ha siano in grado entrambe di produrre dei risultati scientifici della ricerca di eccellenza da arrivare a pubblicare anche su riviste di livello nazionale e internazionale. A disposizione per i primi risultati scientifici che otterrete, li amplificheremo volentieri. Torno da lei tra poco per parlare di malattie reumatiche ed autoimmuni al tempo del Covid, come leggete nella grafica del nostro titolo. Come ogni settimana però voglio fare un'incursione rapida nel sito, sulle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine gli state a lutto da un anno, perché noi facciamo ogni settimana questa visita, questa incursione su queste pagine, perché ogni settimana purtroppo, aumenta il numero dei medici vittime del contagio. Pensate, ad oggi, da quando è scoppiata la pandemia l'anno scorso, sono ben 303 i medici caduti per servizio. Nell'aggiornamento della scorsa settimana erano 295, quindi ci sono stati 8 medici in più deceduti, morti in questa settimana a causa del contagio. Questo per ricordare sempre a tutti quali rischi corrono medici e tutti gli operatori sanitari, farmacisti, infermieri, nel prendersi cura di noi in questi mesi terribili, sempre segnati dall'emergenza pandemica. Oltre ai medici sono deceduti per contagio 68 infermieri, uno in più rispetto alla settimana scorsa. Tra questi 68 ci sono due infermieri generici, due che erano rientrati in servizio dalla pensione e 5 suicidi. Inoltre hanno perso la vita anche 24 farmacisti per contagio. La pagina della solidarietà, questa settimana vogliamo sottolineare la lodevole iniziativa dell'associazione Amico Onlus. Vedete questa foto. Amico Onlus, che ha donato un radiobisturi al reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara, un reparto diretto dal professor Pierluigi Lelli Chiesa. Si tratta di un'apparecchiatura elettrochirurgica che consente l'esecuzione di interventi in anestesia locale direttamente all'interno dell'unità operativa, con conseguente beneficio per i piccoli pazienti in termini di ospedalizzazione e relativo impatto emotivo. I piccoli pazienti non dovranno afferire al blocco operatorio e ciò permette di smaltire le liste di attesa e di ridurre i costi di degenza. Complimenti all'associazione Amico Onlus. Grazie a tutte le persone che lavorano con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile: Francesco Pecchiuli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, in redazione come sempre la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. I numeri da formulare per poter porre delle domande al dottor Di Matteo sono già in sovrimpressione e io li ricordo. 0871 è il prefisso, 5873 230, 5873 235, il telefono già squilla. Ricordo velocemente che l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te. Sento già anch'io i centralini, i nostri centralini che stanno squillando. Allora, dottor Di Matteo, l'infezione da SARS-CoV-2 desta preoccupazione soprattutto in pazienti anziani, in persone fragili, non soltanto persone che hanno qualche patologia respiratoria. Quelle reumatiche, le malattie reumatiche, i pazienti affetti da malattie reumatiche sono compresi in questa fascia di rischio? E se sì, il Ministero della Salute che indicazioni vi ha dato, a voi specialisti, nel prendervi in carico queste persone, questi pazienti? In maniera meritoria il Ministero della Sanità, nella persona del dottor Urbani, che è fra l'altro il direttore generale del Ministero e con il quale io in passato mi sono rapportato per far ottenere i LEA ai malati reumatici quando ero vicepresidente della Società Italiana di Reumatologia, ha stilato delle raccomandazioni per la gestione corretta, puntuale, di malati affetti da criticità per patologie complesse o per terapie complesse, e ha costruito delle fasce di criticità
che sono costituite da soggetti che hanno avuto trapianti d'organo. Abbiamo anche la diapositiva che possiamo far vedere. Trapianti d'organo oppure trapianti con cellule staminali, soggetti che hanno patologie da HIV neonatale o acquisita, e soprattutto pazienti che hanno delle immunodeficienze primitive, le cosiddette disgammaglobulinemie comune variabili, in cui c'è un deficit iniziale congenito delle immunoglobuline, e ha messo al quarto posto la categoria di quei soggetti che per malattie autoimmuni sono sottoposti a trattamenti immunosoppressivi. La collocazione di questi pazienti in questo ambito di criticità particolare, riconosciuta dal Ministero, è sicuramente un dato di particolare significato sociosanitario e assistenziale, perché si prevedono dei percorsi privilegiati proprio per questa tipologia di malati, sia all'interno degli ospedali, dove si raccomanda di costruire appunto dei percorsi assistenziali e diagnostici dedicati, e sia per il personale che assiste questi pazienti. Tutto questo fondamentalmente poi è il merito delle iniziative che le associazioni dei malati reumatici hanno tenuto nel tempo. Sempre battagliere, sempre aggressive. Sempre battagliere. E anche delle società scientifiche che hanno promosso l'immagine del paziente reumatico severo, perché il paziente reumatico severo è un paziente che ha un alto costo sociosanitario, un alto impatto sul PIL nazionale. Si consideri che i pazienti con criticità A arrivano ad avere un punto e mezzo di PIL sul bilancio statale complessivo, ma poi c'è una ricaduta personale di disagi, di invalidità, che poi hanno anche essi un costo elevato. E ora questi pazienti hanno una particolare recettività della parte delle strutture sanitarie assistenziali, sia nell'ambito territoriale che sia ospedaliero. E certamente questo è una condizione di valenza per questo tipo di patologia. E ce le prenderemo in carico nel corso di questa trasmissione, simbolicamente, perché tratteremo appunto queste patologie, queste persone affette da queste patologie rapportate appunto ai tempi che stiamo vivendo. 21:12, lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Buonasera. Monte Silvano. Sì, prego. Io volevo chiedere un'informazione al dottore. Sì. Siccome a mia moglie gli hanno diagnosticato una dermapolimiosite. Sì. Volevo chiedere, si guarisce da questa patologia? Perché lei prende già gli immunosoppressori. Sì, allora resti in linea, per cortesia abbassi il volume del televisore, perché noi in studio abbiamo il rientro del suo televisore. Resti in linea, sentiamo la risposta del dottor Di Matteo, che magari deve fare anche qualche domanda. Prego, dottore. Allora, certamente la dermatopolimiosite è una malattia del connettivo di quelle maggiori e più importanti. Si tratta di malattie nelle quali ci sono manifestazioni di tipo cutaneo, eritemi soprattutto, e manifestazioni di tipo muscolare che portano a un grave indebolimento delle masse muscolari dei muscoli striati, ma che prevedono anche degli impegni di organi viscerali. O è obbligatorio che questi pazienti utilizzino i farmaci immunosoppressori di vario tipo, per cui rientrano in quella categoria di soggetti fragili con criticità per malattie severe, e avranno bisogno di un'accortezza particolare poi nei momenti della vaccinazione anti-Covid, che come vedremo dopo è raccomandata in questa tipologia di malati laddove la malattia non sia in una situazione di particolare attività. Le terapie per le dermatopolimiositi poi sono importanti, soprattutto perché riescono a migliorare notevolmente le prestazioni motorie dei pazienti, avendo però in questa tipologia di malati fatto anche un excursus di diagnostica differenziale rispetto a delle condizioni cosiddette paranoplastiche, per le quali bisogna sempre, in pazienti affetti da questa forma combinata di impegno cutaneo e di impegno muscolare, escludere malattie di tipo sempre neoplastico. Quindi la malattia è una malattia particolarmente importante, fa parte delle connettiviti delle malattie autoimmuni e quindi utilizza sistematicamente gli immunosoppressori. Ci sono dei marcatori di attività di malattia che consentono di valutare nel follow-up del tempo appunto la risposta al trattamento, ma questo trattamento poi è obbligatoriamente modulato per le varie fasi di attività della malattia stessa.
Il nostro amico di Montesilvano ha altre domande per il dottor Di Matteo? No, no, io la ri... Dica. Bisogna fare tanta attività fisica? Ma l'attività fisica dei pazienti con dermatopolimiosite non è facile, perché l'impegno delle masse muscolari condiziona fortemente lo scadimento delle prestazioni motorie del paziente. Nelle fasi acute della malattia, auguro che questo non sia capitato alla sua signora, ci sono pazienti che fanno fatica a tenere eretto il capo, a portare il braccio e la mano alla bocca per cibarsi, a tenere la postura eretta. In questi casi severi soltanto i trattamenti possono migliorare le prestazioni del malato. Nel malato in fase remissiva la sarcopenia, cioè la scarsezza muscolare, deve essere compensata anche attraverso un efficace programma di tipo riabilitativo e motorio. Quindi l'esercizio fisico moderato deve essere svolto. C'è un enzima che è il CPK che marca l'attività di malattia, che può essere può fungere da guida laddove l'attività fosse eccessiva, l'enzima sale, laddove l'enzima rimane nei limiti della normalità o poco sopra, significa che quell'attività è adeguata al paziente. Mantenere un buon patrimonio muscolare significa poi ottenere un buon patrimonio scheletrico, perché la sarcopenia, cioè la scarsezza muscolare, significa anche osteoporosi. Trofismo e tono muscolare adeguati significano una buona massa ossea. Quindi la risposta è l'esercizio fisico sì, compatibile con le capacità prestazionali del soggetto. Passeggiate 30-40 minuti al giorno. Un dermatopolimiositico fa fatica, per cui quando parliamo di attività fisica non deve essere un'attività fisica empirica, deve essere guidata dal fisiatra in un progetto riabilitativo medico, non occasionale né empirico appunto, ma protocollare e codificato. Bene così, soddisfatto il nostro amico di Montesilvano? Soddisfattissimo. Grazie, sì, in bocca al lupo per sua moglie. Io torno in redazione da Gigliola perché mi dicono che è arrivata una mail. Sì Paolo, ne sono arrivate tre. Sì. Comincio con la prima. Dunque ci scrive Marta. Perfetto, allora, è un po' lunga, la sintetizzo. Allora, dai, vai alla seconda. Allora, il vaccino anti-Covid è indicato per un paziente affetto da sindrome di Sjögren, spero che si pronunci così, al momento non trattato con immunosoppressori e lieve BPCO, è scritto così in maiuscolo, e questa è la prima email. Sì, allora. Allora, la malattia di Sjögren è una connettivite classica, è una delle principali connettiviti che si caratterizza per la cosiddetta sindrome SIC, un impegno autoimmune che riguarda tutte le ghiandole secretorie, lacrimali, da cui la xeroftalmia, la secchezza dell'occhio, le ghiandole salivari, da cui la secchezza della bocca, ma anche le ghiandole sudoripere, eccetera. Da malattia organo specifica, cioè delle ghiandole secretorie, la malattia tende a diventare multiorgano. Nel caso della signora, l'impegno polmonare della malattia, che è l'interstisiopatia, dalla descrizione che fa il marito della paziente, non c'è. Che significa che la malattia sembrerebbe limitata alle manifestazioni appunto secretorie. Questo ridimensiona la portata della connettivite, che diventa invece più severa se diventa una malattia autoimmune multiorgano. A questo punto la vaccinazione anti-Covid è raccomandata. È raccomandata perché, non essendoci una importante attività di malattia, il vaccino è nelle condizioni ottimali per funzionare. È un concetto fondamentale che mettiamo in campo da subito circa le malattie reumatiche, e cioè la vaccinazione anti-Covid deve essere fatta quando la malattia è in remissione o presenti una bassa attività. Non va fatta quando ci fosse attività importante di malattia. Se per ipotesi in un soggetto che ha la malattia di Sjögren ci fosse un'interstisiopatia polmonare molto attiva o una nefropatia molto attiva, cioè un impegno d'organo severo, in quella fase la vaccinazione non è raccomandata. Se invece in quel paziente si è in una fase di remissione, la vaccinazione è raccomandata. La remissione
ha una sua misura, la clinimetria, che utilizza vari parametri sia strumentali che clinici, che ci consentono di valutare con esattezza il grado di attività di malattia. Una moderata, bassa, minima attività di malattia o la remissione consentono la vaccinazione anticorpi. Però noi non sappiamo a che punto è la malattia in questa signora, quindi il... È importante che, avendo parlato di BPCO come impegno polmonare, questo ovviamente sia una BPCO, una bronchite cronica ostruttiva non particolarmente attiva in questa fase. E quindi è raccomandata la vaccinazione. Sì. Giuliola, l'altra mail? E anche ringraziato la nostra telespettatrice nel frattempo via email. Ci scrive anche Francesca: buonasera, sono una donna di 38 anni, dopo aver avuto 2 aborti al secondo mese di gravidanza ho scoperto di soffrire della sindrome da anticorpi, ha scritto antifosfolidi, ma credo che sia antifosfolipidi, posso fare il vaccino? Se sì, quanto devo attendere oppure no per cercare una nuova gravidanza? Sì, rispondi al telefono così il dottor Di Matteo risponderà alla mail. La sindrome da immunità antifosfolipidica è una condizione immunologica caratterizzata dalla presenza di 3 anticorpi, il lupus anticoagulant, l'anticardiolipina e l'antibeta 2 glicoproteina. Questi 3 anticorpi sono in grado di attivare eventi trombotici e le trombosi venose e arteriose sono un criterio per fare la diagnosi insieme alla presenza degli anticorpi della sindrome da immunità antifosfolipidica, ma anche le trombosi placentare. È la poliabortività di cui la paziente soffre, ha avuto 2 aborti spontanei, che abitualmente sono aborti delle primissime settimane, fanno riferimento alla trombosi placentare legata alla presenza proprio di questi anticorpi. La prima osservazione è che c'è un unico farmaco che è in grado di abbassare il livello di questi anticorpi, che è l'idrossiclorochina. Il plasma della quale parleremo, di cui forse parleremo successivamente, è un farmaco che ha dimostrato nei trattamenti prolungati di poter abbattere i livelli sia dell'AC che dell'anticardiolipina che dell'antibeta 2 glicoproteina, tant'è che nelle pazienti che soffrono di questa sindrome il farmaco viene introdotto prima della gravidanza e si mantiene per tutta la gravidanza. Quando la paziente inizia la gravidanza deve aggiungere al Plaquenil, che non sospende, l'eparina, calciparina e la cardiaspirina. In questo modo quelle poliabortività vengono sicuramente ridotte come frequenza e addirittura si arriva a percentuali di normale gestazione molto molto alte. Quindi la signora, per poter affrontare una nuova gravidanza, deve già assumere il Plaquenil. La seconda questione è una sindrome da immunità antifosfolipidica primaria, cioè di per sé isolata, o è aggregata ad un'altra patologia autoimmune? Perché nel caso in cui è una sindrome primaria, la gestione è quella che ho detto. Nel caso in cui sia aggregata ad altra patologia, va trattata la patologia di fondo, cioè se il paziente è una paziente che ha un lupus e una sindrome d'età antifosfolipidica, non basta curare e prevenire gli eventi abortivi con la terapia che ho detto, ma bisogna curare prima bene la malattia. La gravidanza è una gravidanza a rischio, va programmata quando la malattia di fondo, il lupus, sia spento. Circa la vaccinazione anti-Covid, la vaccinazione anti-Covid nei malati autoimmuni che hanno un rischio trombotico può essere comunque fatta. C'è una sola condizione nella quale il rischio aumenta, è quella nella quale il paziente è portatore di un papillomavirus, la paziente. In quel caso, dato che già il papillomavirus induce eventi tromboembolici, la vaccinazione può portare a un incremento degli eventi trombotici proprio per la presenza della sindrome antifosfolipidica. Per cui è bene escludere che la signora sia affetta da papillomavirus. Esclusa questa condizione che aumenta il rischio trombotico, la vaccinazione anti-Covid può essere fatta perché non c'è evidenza che incrementi i livelli degli anticorpi della sindrome immunità antifosfolipidica. Però se questa condizione non c'è, è bene ricordare Plaquenil, eparina e aspirina, e gran parte delle gravidanze vanno a termine.
Quanto tempo deve attendere per tentare un'eventuale gravidanza? Se ha fatto il vaccino, brevemente, perché poi devo andare in pubblicità. Ok, la vaccinazione comporta la produzione di anticorpi che persistono per 6 mesi, 9 mesi, i tempi adesso sono variabili anche da soggetto a soggetto. Nel momento in cui il paziente possiede anticorpi contro il Covid, questa condizione non confligge con una gravidanza. Certo. Perfetto, allora devo andare tassativamente in pubblicità, poi spazio alle telefonate, chiedo scusa a Gigliola e ai telespettatori che sono già in linea, ma ho delle fasce pubblicitarie da rispettare, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa trasmissione, malattie reumatiche ed autoimmuni. Ai tempi del Covid ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Luigi Di Matteo, specialista della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Do subito spazio e volentieri alle telefonate dei nostri telespettatori. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Sono Luca, chiamo da Ortona. Buonasera Luca, prego. Senta, volevo chiedere, siccome io ho la sindrome da anticorpi antifosfolipidi e lupus eritematoso sistemico, e volevo sapere se il vaccino era da fare oppure se era una cosa, se ci poteva essere qualche controindicazione, non so. Sì, chiedere prego. Se fa trattamenti per il lupus. Sì, sia per il lupus... Che per gli anticorpi antifosfolipidi. Per il lupus prendo il Plaquenil. Mm-hmm. E per gli anticorpi mi hanno dato una cardiospirina, prendo per fluidificare il sangue, suppongo. Okay. E siccome prendo anche medicine per l'epilessia, per la pressione, quindi ho altre patologie, diciamo. Sì. Allora, resti in linea Luca. Dottor Di Matteo. Sì. Allora, se le hanno dato la clorochina, il Plaquenil per il lupus, dovrei capire se si tratta di un lupus sistemico o un lupus cutaneo. No, è eritematoso sistemico. Sì. Perché se ha un trattamento col Plaquenil per il lupus eritematoso sistemico, devo presumere che questa malattia lupica nel suo caso non sia particolarmente critica. Perché al momento no. Per fortuna no, perché un lupus sistemico purtroppo raramente si giova della sola terapia col Plaquenil, spesso ha bisogno di immunosoppressori maggiori che vanno dalla ciclofosfamide al micofenalato, al belimumab e così via. Meglio così che abbia sufficiente controllo della malattia con il Plaquenil. Il Plaquenil, e lo possiamo già introdurre come argomento se me lo consente, è un farmaco bifronte, una specie di giano bifronte, perché è un farmaco che ha un'azione antivirale. Questo è stato dimostrato anche contro il Covid. Il virus, per poter entrare nella cellula, deve essere assorbito dentro delle membrane, i cosiddetti endosomi. Soltanto attraverso queste vescicole il virus entra nella cellula. Se l'equilibrio acido-base all'interno di queste vescicole si altera, il virus non riesce ad entrare e il Plaquenil modifica il pH, l'equilibrio acido-base all'interno di queste vescicole, e quindi il trasporto del virus all'interno della cellula viene inibito dal Plaquenil. Quindi il Plaquenil ha un'azione antivirale contro il Covid. Ora, mentre nei trattamenti di malati in fase acuta di Covid, il Plaquenil a dosaggio alto, 800 mg, 600 mg, quindi 4 volte, 3 volte quello che li assume, non ha dimostrato, negli studi controllati, di migliorare il controllo della malattia, ma quel dosaggio di portare ad effetti collaterali severi, che riguardavano soprattutto la conduzione atrioventricolare di pazienti anziani e quindi il rischio di eventi di cardiopatia importante, non abbiamo evidenze certe che abbia effetto preventivo sulla protezione dal Covid-19. Però l'esperienza adesso di chi utilizza il Plaquenil, posso dire forse in centinaia di migliaia di pazienti, è che nei pazienti che fanno il Plaquenil, io personalmente, e poi vedremo anche degli studi recenti, non ho visto un'incidenza di malattia da Covid superiore all'atteso.
Quindi è possibile, ma non ci sono studi controllati, la medicina si regge sulla medicina delle evidenze e quindi questa è solo un'opinione dell'esperto. I pazienti che fanno il Plaquenil, a mio parere, hanno una sorta di protezione verso il Covid. Per la sindrome da mutante fosfolipidica riapriamo il discorso che facevamo prima con l'altra paziente, cioè lei non ha una sindrome da mutante fosfolipidica primaria come l'aveva l'altra paziente, ma ce l'ha in forma associata al lupus. Quindi la prima cosa è curare il lupus e lo fa col Plaquenil. Il Plaquenil ha l'unico farmaco in grado di ridurre i livelli degli anticorpi della sindrome da antifosfolipidi, l'H anticardiolipina antipeta-2. La cardiaspirina è sufficiente per ridurre il rischio trombotico. Quindi a questo punto lei ha una terapia efficace, in gran parte forse protettiva sulle infezioni, ha una malattia con bassa attività, perché è sufficiente il Plaquenil per controllarla, fa la cardiaspirina che inibisce l'azione dei tre anticorpi della sindrome da mutante fosfolipidica, è un giusto candidato al vaccino anti-Covid. Bene. Grazie, grazie dottore. Va bene. Grazie Luca. Mentre Giuliano grazie passa una telefonata, passo un attimo una mail, così alterniamo un attimo. Sono un ragazzo di 36 anni, da 12 soffro di spondilite anchilosante, circa 2 anni fa mi sono ammalato anche di sclerosi multipla. Attualmente la mia terapia è Cosentix 150 mg una volta al mese e cortisone 2 mg al giorno. Vorrei sapere se posso vaccinarmi contro il Covid e se risultassi positivo al Covid cosa rischierei. Brevissimamente, perché così do spazio alle telefonate. Allora, purtroppo il paziente ha due patologie severe, la spondilite anchilosante e la sclerosi multipla. Il Cosentix è un trattamento con farmaco tecnobiologico anti-L17, cioè contro la citochina della spondilite anchilosante. I trattamenti con i farmaci tecnobiologici, si chiamano così i farmaci come quelli che utilizza il paziente, generano una severa immunosoppressione. Allora qui bisogna fare un bilancio ogni volta sul singolo paziente che si regge su questa doppia valutazione. Una malattia reumatica come la spondilite anchilosante, quando fosse attiva, aumenterebbe il rischio di infezione da Covid. Se quella malattia invece viene rimessa, spenta dai trattamenti e quindi l'attività di malattia si riduce a un basso livello di attività o alla remissione, questa condizione di remissione contrasta l'infezione da Covid. E che qui l'effetto del farmaco ha di per sé una certa risultanza di facilitazione alle infezioni virali in genere, Covid compreso. Quindi nel caso del paziente bisogna misurare da una parte il rischio infettivo della malattia non curata, dall'altra la protezione che il Cosentix dà inibendo l'attività di malattia, ma anche aumentando in certo qual modo il rischio poi infettivo. Il mio parere è che se la malattia è spenta e ben controllata dal Cosentix, lei possa fare la vaccinazione anti-Covid. Ma se la malattia fosse attiva sul piano articolare, sul periferico, sul piano assiale o sul piano di impegno viscerale, allora no, andrebbe migliorata il controllo della malattia con le terapie oggi disponibili e rinviata la vaccinazione ai momenti più tranquilli e controllati della malattia. Grazie. Aggiungo solo una cosa. Il paziente ha una sclerosi multipla, che pure è una malattia autoimmune e quindi purtroppo mette insieme due criticità che però, no, da quello che ho capito, ha una sclerosi multipla non trattata, per cui mi aspetto che questa seconda patologia non sia attiva, almeno in questa fase, quindi non confligga con la scelta terapeutica che abbiamo detto prima. Mail firmata da Danilo, che immagino la ringrazierà. Spazio le telefonate, pronto alle 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Roseto. Prego. Allora, ho una domanda per il dottor Di Matteo. Io ho avuto la diagnosi di sindrome di Sjögren nel 2009, alla quale poi si è aggiunta la fibromialgia. E ho 38 anni e volevo sapere se posso vaccinarmi o se prima le ritiene utile che io faccia degli esami per valutare i valori, per esempio, non lo so, della PCR, non so. Ok.
ci consente questo suo caso clinico di fare una precisazione. Quando noi parliamo di malattie reumatiche e Covid, non parliamo dell'artrosi, dell'osteoporosi, che sono malattie che non hanno una loro suscettibilità specifica alle infezioni, comprese il Covid. È di 3 settimane fa, la pubblicazione di un lavoro che ha riguardato i soggetti fibromialgici e i soggetti osteoporotici in trattamento e il loro rischio Covid. E si è visto che nei soggetti fibromialgici che usano la duloxetina o gli antidepressivi, o nei soggetti che hanno osteoporosi e che utilizzano il denosumab, il Prolia, farmaci rutinari per noi, non c'è nessun incremento di rischio Covid rispetto all'atteso. Quindi queste patologie non hanno bisogno di particolari precauzioni o focalizzazioni di attività di malattia, perché la loro terapia è del tutto compatibile con le vaccinazioni e quindi perché non c'è un maggior rischio per esse. Per quello che riguarda la malattia di Sjögren, di cui abbiamo già parlato prima, se la malattia non ha particolari impegni viscerali e si esprime soprattutto con la xeroftalmia e la xerostomia, secchezza dell'occhio e secchezza della bocca, o pochi altri sintomi, e quindi è una bassa attività, la vaccinazione anti-Covid è raccomandata. Grazie dottor Di Matteo, in bocca al lupo alla nostra amica di Roseto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? 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 Non c'è. Vediamo se c'è quest'altra telefonata. Sì, è in linea. Giuliano mi fa segno di sì. Pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Io da dove chiama? Sono un paziente del dottor Di Matteo. Sì, da dove chiama? E quindi avrei bisogno di porgli un quesito quando è il momento che mi chiamate. Siete in linea, cioè tutto suo il dottor Di Matteo, mi dice da dove chiama? Allora, io chiamo da Pescara. Prego. Sono un paziente del dottore. Sì, faccia la domanda. Benissimo. Allora, io dal 98 ho avuto un'uveite e il dottore mi ha seguito con la collaborazione di Chieti per il discorso dell'uveite. Sono riuscito a risolvere l'uveite, però la malattia autoimmune, dopo aver fatto tutta la serie degli immunosoppressori, azetoprina, adesso faccio il Mifenax, prima ho fatto un altro farmaco molto aggressivo, quindi praticamente adesso mi trovo ad avere le IgM sempre alterate, il problema della anticorpi cardiolipina e ho problemi adesso di calcio nelle ossa. Adesso attualmente faccio il Mifenax, 2 compresse da 500 al giorno. Volevo sapere sempre gentilmente dal professore se lui forse ricorderà chi il paziente, se è possibile o se posso fare il discorso del vaccino. Grazie. Grazie a lei. Dottor Di Matteo. Non ricordo il paziente, mi deve scusare. Allora, l'uveite andrebbe distinta se anteriore o posteriore a una panuveite, però da quello che lei mi dice presume che sia un'uveite anteriore, che è quella più frequentemente associata alle artriti e alle spondilartriti. Se l'uveite è spenta, e quindi non c'è attività uveitica in questo momento, la patologia non controindica una vaccinazione, però l'uveite è un impegno oculare che, come diceva anche il paziente, spesso appartiene ad altre malattie. E allora è importante valutare l'attività di quest'altra malattia che è causa dell'uveite per poter decidere poi se fare o no la vaccinazione. Faccio un esempio. Se un paziente ha l'uveite della sarcoidosi, che è una malattia linfonodale granulomatosa, ma questa la PET TAC è spenta e l'uveite è spenta, il paziente può fare la vaccinazione. Fra l'altro mi interessa, ecco, un aggancio. Nelle malattie autoimmuni noi utilizziamo frequentemente il cortisone a basso dosaggio, possibilmente il metotrexato, che è un immunosoppressore importante.
Ora, se il paziente sta facendo terapia cortisonica o con il metotressate e con questa terapia controlla la sua malattia, può benissimo fare la vaccinazione anti-Covid. Avrà una produzione anticorpale inferiore all'atteso rispetto a un soggetto che non fa nessun trattamento immunosoppressivo, ma comunque avrà una quota di anticorpi protettiva. Per il metotressate si consiglia eventualmente una sospensione del trattamento 2 settimane prima della vaccinazione, cercando in questo arco di tempo di far ripristinare, ristorare la risposta immunitaria del paziente in modo da consentirgli una risposta ottimale alla vaccinazione. Ma se prendiamo per esempio il vaccino attualmente in uso, che prevede un richiamo a 21 giorni, non si consiglia una sospensione del metotrexato per un tempo così lungo, perché c'è il rischio che riparta la malattia. E questo poi potrebbe facilitare l'infezione da Covid. Circa il cortisone non controindica la vaccinazione anti-Covid, ma questo è sempre un problema di dosi. Se noi utilizziamo il cortisone a dosi piccole, e dosi piccole sono sotto 5 mg, e non dosi medio alte, da 7,5 a 30 medie, sopra 30 mg alte, se usiamo le dosi piccole, l'effetto immunosoppressivo e quindi proinfettivo del cortisone è piccolo. La sua sospensione creerebbe invece nel soggetto una condizione di iposurrenalismo per carenza di cortisone, che sarebbe assai deleteria. Quindi si arriva alla vaccinazione anti-Covid in corso di trattamento sia con piccole dosi cortisoniche sia con metotrexate, né più né meno di come ci si comporta per la vaccinazione anti-influenzale. Né più né meno che come si comporta per la vaccinazione anti-influenzale. Chiarissimo il dottor Di Matteo, le vorrei far prendere fiato, ma non posso perché c'è un'altra telefonata per lei. Pronto, Rete 8? Pronto? Mi dica? Sì, buonasera. Buonasera, sono Renna Natalizia, sì, chiamo dalla provincia di Pescara. Buonasera, sì. Io ho l'artrite reumatoide psoriatica. Attualmente faccio il Simponi da 50 mg e Medrol un quarto da 6 mg al giorno. Il primo farmaco? Volevo chiederle, il primo farmaco? Ho altre patologie. Signora, ci ripete il primo farmaco? Che non abbiamo capito bene. Simponi da 50 mg. Ah, Simponi, ho capito, sì. Prego. Sì, ho capito. E poi faccio, siccome ho la pressione alta, prendo anche il low press da 20. Sì, abbassi il volume del televisore e parli al telefono, per cortesia. Io volevo sapere, grazie, mi scusi, volevo sapere se è il caso di fare il vaccino, se devo sospendere i miei farmaci prima di fare il vaccino. Bene, resti in linea così sente, o meglio. Una cosa soltanto. Sì. Soffro anche di apnea notturna e uso il CPAP. Ok. Dottor Di Matteo, sì. Come la possiamo aiutare? Approfitto di questa domanda per fare una precisazione sui farmaci immunosoppressori. Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero ha equiparato tutti i pazienti allo stesso livello di criticità per una serie di farmaci che vanno dal metotrexato alla ciclosporina, alla ciclofosfamida, alla zatioprina, ai farmaci tecnobiologici, ai farmaci cosiddetti anti-JAK delle piccole molecole, ma in realtà i reumatologi un po' più raffinati di un comitato tecnico che è più generico hanno fatto una classificazione del rischio di immunosoppressione a seconda del farmaco che si utilizza. C'è un primo livello di immunosoppressione leggero, compatibile, sostenibile, che è quello del Plaquenil e della salazopirina, per cui questi pazienti sostanzialmente non hanno problemi. C'è un secondo livello di immunosoppressione di grado moderato medio che appartengono al metotrexato, alla ciclosporina, alla lefunomide, alla zatioprina, alla ciclofosfamide, al belimumab. Ma il grado medio è quando i livelli di questi farmaci è a un dosaggio basso.
Se questi stessi farmaci vengono usati a un dosaggio alto, il livello di immunosoppressione diventa alto. Il cortisone sotto 20 mg si considera non potente immunosoppressore, con dosaggi più alti è un potente immunosoppressore. Il terzo livello di immunosoppressione comprende i farmaci che le utilizza, i farmaci cosiddetti tecnobiologici, che al di là del Covid di per sé aumentano il rischio infettivo e comprendono le piccole molecole anti-JAK che di per sé comportano un rischio infettivo respiratorio, Herpes-Zoster e così via. La terapia che perciò lei fa, che prevede un farmaco biologico con una piccola dose cortisonica, le comporta una immunosoppressione alta. Una immunosoppressione alta significa maggior rischio di Covid. E quindi questa tipologia di terapia obbliga a precauzioni stringenti di tipo sociale, distanziamento, mascherine e così via, molto, molto, appunto dicevo, stringenti. Se la malattia è spenta, si discute se andare a fare il vaccino anti-Covid, ma se la malattia è attiva, sia sul versante della psoriasi e sia sul versante dell'impegno artritico, bisogna rinviare a un tempo più tranquillo la vaccinazione anti-Covid. Chiarissimo, dottor Di Matteo. Altra telefonata, fra 4 minuti devo andare in pubblicità, quindi chiedo cortesemente ai telespettatori di fare domande brevi. Pronto, Rete 8? Buonasera, chiamo dall'Aquila. Sì, buonasera a lei. Buonasera. Senta, volevo chiedere al dottore, io sono affetto da morbo di Crohn da 4-5 anni e attualmente nei periodi diciamo più attivi ho preso l'Intesticort, invece attualmente sono in cura con l'Asacol 400 3 compresse al giorno. Volevo sapere se ci sono controindicazioni per il vaccino. Sì, okay. Resta in linea. Dottor Di Matteo. Sì, allora, il morbo di Crohn oggi è collocato più che fra le malattie autoimmuni, fra le malattie autoinfiammatorie. Avevamo preparato un bel discorso che coinvolgeva anche il nostro moderatore, che era stato da militare carrista, e fra le diapositive che avevamo messo. Ma il calo armato glielo possiamo far vedere al nostro amico dell'AC. Eccolo qua, vedi? Ecco. Francesco ce l'aveva pronto, perché è da stamattina che mi chiede: ma che serve questo carro armato? Perché questo carro armato che lei vede qua, possiamo togliere il carro armato che ci intimorisce, è il macrofago, cioè la nostra prima cellula di difesa, quella che interviene sull'agente patogeno, un batterio, un virus e così via. Questo carro armato è in grado di sparare proiettili potenti che sono le citochine, in particolare l'interleuchina 1, ma anche altre citochine. Può succedere che questo carro armato, anziché inviare i proiettili, le citochine, contro l'agente patogeno, lo invii contro le proprie strutture, facendo malattie autoinfiammatorie. Oggi esiste tutta una nuova classificazione delle malattie autoimmuni che le differenzia rispetto alle malattie autoinfiammatorie, che sono quelle che fanno riferimento alla cosiddetta immunità innata, quindi spontanea, che si regge sul macrofago, il neutrofilo e la cellula dendritica. Dico questo perché l'aterosclerosi è oggi considerata una malattia autoinfiammatoria. I livelli di proteina C in un paziente aterosclerotico correlano con il rischio cardiovascolare. Il diabete insulino dipendente è considerato una malattia autoinfiammatoria. La spondilartrite è considerata una malattia antinfiammatoria. Il morbo di Crohn, il suo, è considerato una malattia antinfiammatoria diversa dalla malattia autoimmuni, perché lei non ha anticorpi che marchino la sua malattia, come invece succede nelle malattie autoimmuni. E un argomento di cui mi sono interessato in particolare, le pericarditi ricorrenti sono malattie autoinfiammatorie. Quindi la sua è una nuova collocazione come malattia. Però lei sta facendo una terapia tradizionale, che è quella con la mesasalazina, da cui mi dice che ha un discreto buon controllo della malattia. Se ha un discreto buon controllo della malattia, e questo si stabilisce con dei dosaggi, per esempio della carporettina, con i vari studi endoscopici della malattia, e l'Asacol la controlla, lei può fare la vaccinazione anti-Covid. Grazie dottor Di Matteo, in bocca al lupo anche al nostro amico.
al nostro amico dell'Aquila. Giuliola mi fa segno che abbiamo un'altra telefonata, poi credo che siano arrivate anche delle mail perché le ho viste sul mio telefonino. Intanto diamo spazio a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama signora? Da Bucchianico. Prego. Volevo fare una domanda al dottore. Mio marito ha la psoriasi artrite psoriatica e fa la cura biologica a Felano da 90 mg ogni 3 mesi e volevo chiedere se può fare la vaccinazione per il Covid. Sì. E che mi consiglia? Allora, dottore. Vedo che tenga duro che tra poco andiamo in pubblicità, la faccio respirare. No, ma non problema. Vedo con molto piacere che molti pazienti con malattie autoimmuni di nostra competenza utilizzano i nuovi farmaci tecnobiologici. Lo Stelara è uno di questi, è un anti-L17. Questo perché mi fa piacere? Perché fino a 2 anni fa c'era una battaglia non indifferente fra la nostra società scientifica e il Ministero, ma anche con le aziende. La nostra di Pescara non ha mai posto problemi per limitare in qualche modo l'utilizzo dei farmaci tecnobiologici. Aziende intende non le aziende farmaceutiche, le aziende sanitarie locali, aziende le ASL. Certo, aziende sanitarie. E quindi col Ministero abbiamo avuto una trattativa anche aspra, perché a nostro parere l'utilizzo dei farmaci tecnobiologici è un investimento in sanità, cioè arrivare con una diagnosi precoce a utilizzare un farmaco tecnobiologico che far tornare il paziente a una condizione di vita di normalità o quasi, significa investire da un punto di vista sociosanitario con un risparmio economico e significa migliorare la qualità della vita del paziente, restituirlo al lavoro e quindi una minore incidenza di costi sociosanitari di tipo assistenziale e una qualità di vita personale del paziente migliore. Quindi mi fa molto piacere che molti dei pazienti che telefonano utilizzano questi farmaci, che però non è che siano sempre necessari e obbligatori, perché anche i trattamenti tradizionali, cosiddetti DMARDs, molte volte sono efficaci. Vanno prima utilizzati i DMARDs tradizionali e quando questi non funzionano si deve passare ai farmaci tecnobiologici. Il discorso per lei è come per il discorso che ha fatto per tutti gli altri, e cioè che quando lei utilizza un farmaco biologico ottiene un'immunosoppressione importante, ma se quella immunosoppressione importante ha comportato la remissione della malattia, dell'artrite psoriasica nel suo caso, questa è protettiva da una parte contro il rischio infettivo da Covid, che altrimenti sarebbe alto se la malattia fosse attiva, e gli consente di fare anche la vaccinazione anti-Covid. Grazie dottor Di Matteo, 21:53, devo andare tassativamente in pubblicità, tra poco l'ultima parte di questa trasmissione. Di nuovo in diretta da studio per la terza ed ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata al rapporto che c'è tra malattie reumatiche ed autoimmuni con il Covid. Ne stiamo parlando con il nostro specialista di riferimento, il dottor Luigi Di Matteo, responsabile reparto malattie immuni, reumatiche e osteometaboliche della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Nella pausa pubblicitaria Gigliola mi ha detto che ha numerosi spettatori da chiamare, un paio dovrebbero essere già in linea. Chiedo a tutti la cortesia, proprio per magari soddisfare il maggior numero di voi telespettatori, di fare domande brevi e chiedo anche al dottor Di Matteo, per quanto possibile, di dare risposte brevi. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Chiamo in provincia di Pescara. Sì, prego. Ho 2 patologie autoimmuni. Febbre familiare mediterranea e la spondilartrite. E faccio il farmaco Ilaris dal 2018 e prendo il cortisone 4 mg tutti i giorni. E posso fare il vaccino? Dottor Di Matteo. Allora, la febbre mediterranea, ne sarà esperta perché purtroppo ce l'ha, è una malattia geneticamente determinata che si presenta con queste storie febbrili spesso associate a delle sierositi pleuropericardiche che fanno rischiare al paziente di andare in sala operatoria per peritonismo oppure a
mettono in campo problematiche di tipo polmonare, ma poi dopo qualche giorno febbre e sierositi tendono a scomparire. I farmaci che si utilizzano sono vari, adesso lei ne sta utilizzando uno più recente, in passato si usava regolarmente la colchicina che inibiva il CAR armato, perché la sua malattia è legata a quel CAR armato, e cioè il macrofago che produce in maniera impropria, occasionale, senza essere stimolato da agenti patogeni, interleuchina 1. E l'interleuchina 1 è l'interleuchina della febbre, dell'influenza, cioè la febbre, il malessere, i dolori muscolari e articolari, ma poi c'è anche tutta una serie di effetti importanti. Nelle forme di febbre familiare, mediterranea familiare, la terapia non può mai essere risolta del tutto, l'obiettivo è contenere gli eventi e spero che questo sia successo. L'altra malattia, sì, assolutamente sì. L'altra malattia è la spondiloartrite, mi ha detto? Sì, la spondiloartrite è una mutazione genetica. Ma è B27 positiva? B27 positiva. Sì. Allora, la spondilite è, quindi ha una spondilite anchilosante, perché è B27 positiva ed è la forma purtroppo un po' più severa fra tutte le spondiloartriti. Tuttavia dipende un pochino dal grado di attività di malattia, cioè se ha riportato già la sindesmofitosi vertebrale o le altre complicanze della malattia. Però la spondilartrite è una malattia che può essere anche a bassa attività in certi periodi, addirittura nelle forme psoriasiche assistiamo anche delle fasi remissive, per cui se la febbre mediterranea è controllata e se la sua spondilite è pur essa controllata, quindi bassa, minima attività di malattia, può fare la vaccinazione. Grazie dottor Di Matteo, altra telefonata? Grazie a lei. Altra telefonata, pronto alle 8? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Chiamo da Lanciano. Prego. Allora, io ho 53 anni, ho fatto Aspetti, che ricominci da capo, magari parli un po' più forte, abbiamo capito, all'inizio sì. 53 anni, giusto? Sì, sì, 53. Sì, poi abbiamo perso il seguito, prego. Allora, mi sono state diagnosticate con malattie autoimmuni, una in terapia, l'altra no. Quella in terapia è una tiroide autoimmune, terapia da anni, mentre mi è stato diagnosticato anche il lichen scleroatrofico, che in questo momento non è trattato. E poi vabbè, soffro di ipertensione, volevo sapere questo quadro se mi consente la vaccinazione. Sì, allora, grazie. Dottor. Quando parliamo di malattie autoimmuni dobbiamo distinguere due forme fondamentalmente diverse tra di loro. Le malattie autoimmuni organospecifiche e le malattie sistemiche. Le malattie organospecifiche sono quelle nelle quali l'autoimmunità è rivolta verso un solo organo, la tiroide per esempio, la sua è la tiroidite di Hashimoto, ma può essere rivolta quell'autoimmunità verso il fegato, epatite autoimmune o verso un altro organo. Queste malattie che sono organospecifiche, a parte l'effetto che la disfunzione di quell'organo può comportare sullo stato generale del paziente, ma sono malattie comunque controllabili, non modificano sostanzialmente l'assetto immunitario del malato. Quindi non compromettono la reattività immunologica, non creano sistemi di disreattività sistemica tale da portare a un impegno di tutto l'organismo. Stessa cosa si dicasi per il lichen. Quindi si tratta di malattie organospecifiche, non sistemiche, che non compromettono la validità sostanziale del sistema immunitario del paziente e che quindi non aprono scenari di particolare problematicità sia per le terapie e sia per le vaccinazioni. Tant'è che lei cura la tiroidite di Hashimoto con un sostitutivo tiroideo e non utilizza immunosoppressori e non fa nessuna terapia per il lichen. Per le malattie autoimmuni organospecifiche non sistemiche, il problema della vaccinazione non si pone proprio. Grazie dottor Di Matteo, intanto apro una breve parentesi, sto vedendo che stanno arrivando tantissime mail,
è abitudine, diciamo così, di questa trasmissione dare priorità alle telefonate, però vi prometto, e ho già in questo senso preso un impegno con il dottor Di Matteo, che se non riusciamo a rispondere a queste mail nello spazio che abbiamo a disposizione fino alle 22:30, vi farò rispondere dal dottor Di Matteo tramite ovviamente il mio indirizzo, l'indirizzo della trasmissione, in forma privata. Quindi state tranquilli, perché tutti avrete la risposta, ed ho l'impegno, la promessa del dottor Di Matteo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Pescara. Sì, ma potete anche dirlo il paese, vabbè, provincia di Pescara. Certo, lo dico naturalmente, sì. Sono molto contenta perché è un bellissimo paese che io amo, si chiama Nocciano. Oh, viva Nocciano, prego, faccio la domanda. Senta, io intanto volevo salutare con molto piacere il dottor Di Matteo, io sono una sua paziente. Prego. Chiedo scusa se magari quello che chiederò non è proprio, diciamo così, conforme al tema di questa sera. Per me però è importantissimo, e credo anche per tanti tanti come me. Volevo sapere dal dottor Di Matteo, gentilmente, a che punto è il riconoscimento della malattia della fibromialgia a livello nazionale. Mi spiego, io ho provato a fare la domanda di invalidità civile e qui a Pescara non è ancora riconosciuta questa malattia, in altre regioni la ASL l'ha riconosciuta. Loro riconoscono l'artrite reumatoide, non so se ha qualche similitudine con la fibromialgia. E a che punto appunto siamo per questo riconoscimento? Grazie alla nostra amica, dottor sì. Di Matteo. L'altro anno facevamo una trasmissione sulla fibromialgia, esatto. E parlavo anche di questa problematica. Forse due anni fa, due il tempo passa. Parlavo anche di questa problematica di tipo assistenziale. Ricordo perfettamente. Abbiamo avuto il recepimento da parte del Ministero della Sanità del riconoscimento appunto della fibromialgia come malattia cronica. Però abbiamo anche condiviso con il Ministero che i pazienti affetti da fibromialgia vadano in qualche modo differenziati fra pazienti affetti da forme severe che diventano invalidanti e pazienti con forme minori. Questo perché bisognerà trovare un cut-off, cioè un livello di severità di malattia al di sopra del quale si darà il riconoscimento alla severità della malattia, alla sua cronicità e quindi all'esenzione ticket. È un livello per fortuna più moderato, che riguarda la maggior parte dei pazienti fibromialgici, per i quali questa condizione di tutela sociale non potrà essere messa in campo. Questo perché si considerano che ci siano circa 600.000 pazienti con fibromialgia primaria di grado severo, che è un numero alto, e circa 2 milioni di soggetti fibromialgici che invece hanno forme minori. Per trovare una via d'intesa fra la nostra società scientifica e il Ministero, abbiamo condiviso di costruire un registro che è attivo, a cui partecipiamo tutti i centri italiani, e che ha come centro di riferimento il professor Salaffi, per poter portare una serie di notizie cliniche sui pazienti e poi riuscire a stabilire questo livello di severità di malattia. Tutto questo era in corso d'opera fino all'epoca Covid. Come è arrivato questo benedetto Covid, tutte le attività assistenziali ministeriali si sono concentrate ovviamente sulla condizione pandemica e molte di queste problematiche sono rimaste purtroppo inevase, ma non si sono concluse negativamente. Probabilmente saranno ripresi in momenti più sicuri da un punto di vista finanziario, perché ci sono dei costi assistenziali, e da un punto di vista della pandemia stessa. L'artrite reumatoide è tutta un'altra storia rispetto alla fibromialgia, perché la fibromialgia per definizione è una malattia del dolore fibromuscolare che attiene alle vie del dolore senza nessuna condizione infiammatoria di fondo. Tutti gli esami di laboratorio che noi andiamo a fare in un soggetto fibromialgico sono sempre negativi. L'artrite reumatoide invece è il prototipo delle malattie infiammatorie, con sinovite iperplastica, erosiva, dislocante, invalidante, severa,
in 5 anni può portare un soggetto a invalidità fino al 70% in pochissimo tempo. Questi pazienti con l'artrite reumatoide hanno l'esenzione ticket e quindi la tutela sociale da sempre. Per i fibromialgici il percorso è quello che le ho indicato. Non è stata abbandonata da parte della nostra società questo impegno, anche perché il Ministero ha riconosciuto al reumatologo la figura di riferimento multidisciplinare per la gestione della sua malattia. E quindi noi non abbandoniamo il campo, sicuramente. Noi inteso la SIR, vero? La Società Italiana di Reumatologia. Nella giungla delle sigle, se non ricordo male, lei ha occupato vertici. Sono stato sia presidente nazionale degli ospedalieri, dei reumatologi ospedalieri, presidente nazionale prima, poi sono stato 2 volte vicepresidente della Società Italiana di Reumatologia e mi sono impegnato in prima persona col ministero per questa procedura. Mi ricordo perché ne parlavamo proprio in una trasmissione un paio d'anni fa, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Chiamo da Silvi. E chiamo per conto di mio marito, che è un paziente del dottore ed è affetto da artrosi psoriasica ed è trattato con il Reumalflex da 50 mg e prende dei farmaci anche ipertensivi, il Teraxan e l'Iperten. Volevo sapere se è consigliabile fare il vaccino e come sarà una risposta immunitaria prendendo questi farmaci nel caso lui venga attaccato dal Covid. Grazie, dottore. Allora, prego. Comincio con la seconda domanda perché non l'abbiamo analizzata. Tutti i pazienti che fanno terapie immunosoppressive, come suo marito che fa un cortisonico e il metotrexate, in occasione di eventi infettivi di qualsiasi tipo devono sospendere il metotrexate. Quindi se un paziente che ha l'artrite psoriasica sta facendo il metotrexate e fa una infezione urinaria importante con febbre, quindi infezione di una certa consistenza, sospende in quell'occasione il metotrexate e fa la terapia del caso della infezione. Riprenderà il farmaco a malattia infettiva risolta. Non si sospende in quell'occasione il cortisone, perché la sospensione del cortisone indurrebbe una fragilità di tipo ormonale, iposurrenalismo acuto, in pazienti che hanno un'assunzione in cronico del cortisone, che peggiorerebbe il rischio della malattia infettiva. Questo vale sempre per tutte le infezioni. Se un paziente purtroppo con queste terapie ammalasse di Covid, dovrebbe sospendere tutte le terapie. Il metotrexato in primis, si discute un po' di più sul cortisone. Nell'AIFA e nelle linee guida che l'AIFA ha emanato sulla base della medicina delle evidenze e quindi degli studi scientifici, è detto che il cortisone nei pazienti che lo assumono in cronico va conservato in terapia anche in corso di malattia da Covid. Tra l'altro il desametazone, che è un cortisonico potente, che noi abbiamo sempre usato per l'edema cerebrale, ma oggi viene usato anche per la condizione infiammatoria del polmone nella tempesta citochinica che causa la fase iperimmune della malattia da Covid, il cortisone viene regolarmente utilizzato. Quindi nel caso di infezione da Covid deve sospendere immediatamente il metotrexato e mantenere quella piccola dose cortisonica. Per quanto riguarda la vaccinazione, in un paziente in cui la psoriasi sia spenta e l'artrite psoriasica sia spenta, si fa la vaccinazione anche in corso di terapia cortisonica e con metotrexate, sapendo che in questo caso la produzione anticorpale non sarà ottimale, ma sarà comunque adeguata a offrire al paziente una qualche protezione. Si consiglia una sospensione 2 settimane prima del metotrexate della vaccinazione anti-Covid. Però il mio parere personale è che se un paziente fa da anni una piccola dose cortisonica e un immunosoppressore, la sospensione breve di questi, del metotrexato in particolare, non modifica l'assetto immunitario che il farmaco in cronico ha generato, per cui la sospensione può far correre il rischio di riattivazione della malattia, il che non è auspicabile, e non modifica sostanzialmente la reattività immunologica del paziente. Per cui la nostra società scientifica ci dice anche
potete fare la vaccinazione anti-Covid, malattia spenta, anche in corso di terapia. Grazie, chiarissimo come sempre il dottor Di Matteo. Altra telefonata, pronto alle 8, abbiamo ancora circa 15 minuti di trasmissione, quindi trasmissione. Come ho già detto, se non smaltiremo le mail, risponderemo direttamente e privatamente a coloro che le hanno scritte. In questo momento stiamo un po' privilegiando le telefonate. Pronto alle 8? Pronto? Sì, pronto, sto telefonando da Giuliano Teatino. Prego, è in onda, faccio la domanda al dottor Di Matteo. Volevo dire, un paziente in terapia immunosoppressiva con tampone positivo al Covid e lievi sintomi respiratori, ovviamente bisogna sospendere la terapia di fondo, si può iniziare con antibiotici e cortisonici, ma in maniera preventiva. Grazie, mi piace perché la domanda è sintetica e chiara. Allora, dottor, se il paziente sta facendo terapia immunosoppressiva e ha un'infezione qualsiasi, sospende la terapia immunosoppressiva in quell'occasione. Se quella malattia infettiva è il Covid, motivo in più per sospendere la terapia immunosoppressiva. Se faceva il cortisone, mantiene quella piccola dose cortisonica. Dopodiché, se ammala di Covid, fa tutti i programmi di cura che oggi vengono protocollati e codificati per il trattamento della malattia da Covid. Quindi la gestione della malattia da Covid in un paziente con un'artrite, artritematosa psoriasica, è quella di tutti i pazienti che fanno la malattia da Covid. Quindi se fanno la polmonite o fanno purtroppo la fase iperimmune della sindrome catastrofica che può essere letale. Se quel paziente è soltanto positivo al tampone per il Covid, e in quel caso sospende il metotrexato che sta facendo l'immunosoppressore, mantiene solo una piccola dose cortisonica e può fare sia l'azitromicina, che è quello che abitualmente si fa come antibiotico, e sia antinfiammatori. Grazie dottor Di Matteo. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Da Vezzano. Prego. Sì, io ho questo problema, duplice forse. Sono allergica agli analgesici. E poi l'anno scorso ho avuto un problema dermatologico di natura autoimmune. Quindi volevo sapere se posso fare il vaccino anti-Covid. Sì, resti in linea perché non so se il dottore deve fare. Che patologia cutanea ha avuto, signora? Una pityriasi rubra pilaris. Sostanzialmente può farlo, nel senso che se lei è allergica al paracetamolo, non ha avuto reazione allergica a vaccini eventualmente fatti in precedenza? No. Okay. Allora, quali sono le approfitto per elencare una serie di precauzioni per avere qualche perplessità sull'esecuzione di una vaccinazione. Uno, che il paziente abbia avuto già reazione allergica a precedenti vaccinazioni, per esempio quella antinfluenzale, oppure che abbia delle reazioni allergiche importanti, fino allo shock anafilattico, per farmaci, sostanze chimiche e così via. Che non abbia fatto terapie antiblastiche recenti, che non abbia fatto terapie radianti di recente, che non abbia fatto un'altra vaccinazione con virus attenuati o segmenti di virus entro un mese, che non abbia problemi coagulativi severi, che non abbia grossi difetti della funzione epatica e renale. Quindi un paziente che deve andare a fare la vaccinazione va analizzato dal medico per una serie di fattori di rischio che potrebbero esporre delle complicazioni. Una reazione allergica al paracetamolo non è una preclusione alla vaccinazione, però quel paziente farebbe bene a fare una tipizzazione esatta del suo stato allergologico, valutarne la reale portata e poi decidere con più sicurezza sulla decisione da prendersi. Circa la pityriasi non ci crea nessun problema, perché comunque è una patologia d'organo cutanea non particolarmente importante per quello che riguarda i riflessi sulla sfera immunitaria. Grazie dottor Di Matteo. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Da Pescara. Sì, prego signora.
Io chiamo per conto di mio marito. Sì. Lo scorso gennaio ho avuto una trombosi venosa profonda alla gamba destra, complicata da un'embolia polmonare. Ed è stato un trattamento inizialmente col Pradaxa. E dopodiché abbiamo fatto dei controlli successivi ed è risultata una sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. E siamo passati quindi ad un trattamento col Vaparin. Io volevo sapere, in questa situazione è consigliato il vaccino? Si tratta di una persona molto giovane, abbiamo anche dei bambini piccoli, quindi possiamo essere a rischio anche di Covid. E che cosa succede appunto nel caso dovessimo entrare a contatto con la malattia? Sì, allora resti in linea perché magari se il dottore deve fare qualche domanda, se no vada con la risposta. Allora, ripuntualizziamo che cos'è la sindrome antifosfolipidica. Primo passaggio, definire se è una forma primaria, quindi isolata di malattia, oppure se appartiene ad un'altra malattia o è associata ad altra malattia. Perché molte volte la forma primaria è aggregata a malattie autoimmuni più complesse, trascurando le quali la sindrome antifosfolipidica rimane sempre attiva. Secondo concetto, i pazienti che hanno eventi clinici come quello che ha avuto suo marito, trombosi venosa profonda e poi complicanza tromboembolica, e abbia uno dei tre anticorpi, ne basta uno fra l'anticardiolipina, il LAC, l'antibeta 2 e glicoproteina, alla sindrome antifosfolipidica. Con il Plaquenil si cerca di abbassare il livello di questi anticorpi, perché nessun altro immunosoppressore finora, anche i più potenti, hanno dimostrato di essere in grado di abbassare il livello di questi tre anticorpi. Per cui una prima cosa che io farei, se c'è lo spunto di una patologia di fondo di tipo reumatico, è quella di utilizzare il Plaquenil per poter ridurre l'attività di questi anticorpi. Nel momento in cui il paziente fa un evento tromboembolico, fa l'anticoagulante come sta facendo in questo momento, monitorizza il livello degli autoanticorpi nel tempo, di quei tre anticorpi, però presumo che sia sempre un paziente con un certo grado di rischio. Però bisogna anche pensare che molte volte la presenza dell'anticorpo da solo non è causa dell'evento trombotico, perché bisogna sempre studiare il paziente per una serie di altri fattori spesso concomitanti e nascosti. Primo, le mutazioni geniche dei fattori della coagulazione. Le mutazioni del fattore 5 di Leiden e del fattore genetico che regola l'attività della folico-reduttasi sono spesso alla base del rischio trombotico di per sé, soprattutto per il secondo meccanismo, perché salgono i livelli di omocisteinemia, che sono da monitorare nei pazienti che fanno il metotrexate, che inibisce la folico-reduttasi, e l'aumento dell'omocisteinemia è causa di eventi trombotici. Quindi la genetica deve essere esplorata bene. Poi deve essere esplorata tutta l'autoimmunità per capire se insieme a quei tre anticorpi famigerati ci sono altre condizioni di immunodisreattività sierologicamente evidenti con gli esami di laboratorio e con l'analisi clinica del paziente. Poi ci sono i fattori di rischio ambientali, epigenetici cosiddetti. Il paziente è un fumatore, aumenta il rischio di eventi trombotici. Se è una femmina e assume gli estrogeni, la pillola, aumenta il rischio di eventi trombotici. Poi spesso per scatenare l'evento trombotico in presenza di questi anticorpi ci vuole un evento infettivo. Quindi la problematica della trombosi, evento finale tragico della sindrome antifosfolipidica, è la conclusione di una piramide che ha una base larga genetica, una base un po' meno larga l'autoimmunità, un ulteriore strato che riguarda i farmaci e lo stile di vita, gli estrogeni in particolare e fumo di sigarette, e poi gli eventi infettivi. Nel caso di suo marito, perciò, fare questa analisi serve a capire bene il meccanismo della sua malattia, perché potrebbe darsi che ci fosse questo anticorpo, ma che ci fossero altre condizioni che gli hanno scatenato l'evento trombotico. Ovviamente facendo l'anticoagulante è protetto da un'eventuale recidiva di malattia.
Per quello che riguarda il rischio infettivo, nella sindrome transfosfolipidica il rischio di infezioni da papilloma virus nelle femmine, suo marito un uomo, è l'unica condizione nelle quali il rischio trombotico aumenta nella sindrome transfosfolipidica. Gli eventi infettivi che prima citavo sopra come evento finale scatenante l'evento trombotico perciò vanno sempre ricercati. Dopodiché, se non c'è una malattia di fondo e il quadro è quello di una sindrome transfosfolipidica primaria, la vaccinazione potrà farla a risoluzione della problematica attiva del tromboembolismo. Grazie dottor Di Matteo. Ultima telefonata della serata. Pronto alle 8? Pronto? Buonasera, siamo Simona. Sì, prego, faccio una domanda breve perché sono quasi in sigla. Sì, dunque, la situazione è questa. Il padre la diagnosi di un appendice artrite, che però non sta funzionando. Volevo sapere se può fare il vaccino anti-Covid. Ah, capito, gliela faccio ripetere la domanda? Se ho capito bene, ha una spondilartrite e vuole sapere se fare il vaccino. Se la malattia è spenta, sì. È spenta la malattia? Attualmente sembra di no, dovrebbe controllare meglio le analisi. No. Malattia spenta si intende che le valutazioni cliniche che attengono a una procedura specifica che è la clinimetria, che studia alcuni indici di attività di malattia e quelli sierologici, e il suo stato clinico di malessere o di benessere, sono delle misure che oggi ci consentono di stabilire se la malattia è attiva o non attiva. Se è attiva, perché se la tiene attiva e non procede con i trattamenti? Bella domanda, risponda in 10 secondi. Vabbè. Si deve curare. Dovrà controllare meglio questo valore ancora. Non abbiamo capito. Dicevo, dovrà controllare meglio il suo valore probabilmente, non il trattamento, perché ha avuto delle diverse diagnosi e quindi c'è stata un'imperfezione nell'individuare la cura effettiva, efficace. Deve fare una visita di controllo e regolarizzare la cura, mi sembra di capire. Sì, il rapporto medico-paziente con lo specialista è fondamentale in questi casi, perché ovviamente per telefono non riesco a costruire il suo profilo clinico. Abbia fiducia nel medico di riferimento, metta a punto la sua malattia con il suo medico di riferimento e cerchi di utilizzare le terapie più efficaci per spegnere la sua malattia. Questo vale per il suo futuro di malato con spondilartrite, al di là adesso Covid o non Covid. Non deve tenersi una malattia attiva che può creargli dei grossi problemi negli anni. Quindi ritorni al suo medico, al suo specialista reumatologo e ridiscuta la sua situazione. Segue i consigli del dottor Di Matteo, in bocca al lupo al nostro amico di Sulmona, 22 e 27, siamo veramente in chiusura. Io la ringrazio. Avevamo preparato 200.000 diapositive, un sacco d'argomenti, io glielo avevo detto che saremmo stati massacrati di telefonate, quindi bene sta, io mi sono riposato, lei ha lavorato tanto, grazie. No, grazie al dottor Luigi Di Matteo, responsabile reparto malattie immuni, reumatiche e osteometaboliche, casa di cura Pierangeli di Pescara. La ospiteremo ancora anche per vedere a che punto di ricerca va la fondazione della struttura sanitaria privata. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, in particolare Gigliola Edmondo, stasera impegnatissima. Ciao Giglio. Ciao Paolo, posso? Perché c'è stato un telespettatore che ha chiamato e tu hai interrotto con l'ultima. Ho sintetizzato quello che ha detto. Posso, sapevo io. Se vado fuori sigla e mi addebitano le fasce pubblicitarie. Hai detto risponderemo. Sì. Ha 46 anni il telespettatore, è trapiantato renale e iposurrenalico. Può fare il vaccino anti-Covid? Allora, i trapiantati d'organo. Dottore, sì o no? Dipende dall'attività di malattia. Ecco, perché sono veramente in sigla. Allora.
questo telespettatore ci mandi una mail e noi risponderemo, grazie alla competenza e alla disponibilità del professor Di Matteo, in maniera dettagliata. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Con voi telespettatori ci vediamo domenica alle 12.30 e alle 20. Medicina Facile, parleremo dell'importanza delle autopsie ai tempi del Covid. Perché abbiamo organizzato e fatto, registrato già questa trasmissione? Proprio per cercare di capire come vengono attribuite realmente all'infezione da SARS-CoV-2 le migliaia di morti che ogni giorno in tutta Italia, decine di migliaia di morti ci sono state in questi mesi, vengono attribuite al virus. In studio ci sarà il dottor Ildo Polidoro, responsabile della medicina legale della ASL di Pescara. Invece con Pronto Medicina Facile ci vediamo giovedì prossimo alle 21 e parleremo di guarigioni, long Covid, varianti del virus e vaccini, argomenti di strettissima attualità. In studio ci sarà il professor Jacopo Vecchiette, titolare responsabile direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Chieti. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Grazie per averci seguito questa sera, promesso che risponderemo a tutte le mail. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora e buonanotte.